Napoli un po' più vivibile rispetto allo scorso anno, è quanto emerge dalla classifica sulla vivibilità delle province italiane stilata dal Sole 24 Ore, che vede Napoli e la sua provincia balzare dalla 107esima posizione alla 96esima. La notizia è stata commentata così questa mattina dal sindaco Luigi De Magistris. I risultati sono al di sopra delle aspettative. Ieri non si riusciva a entrare nel centro storico, era un fiume in piena, si parla di un più 40% rispetto all'anno scorso, che già era stata un'annata eccellente. Adesso ci dobbiamo attrezzare ad essere una delle città con maggiori turisti complessivamente in Europa. Sono dati importantissimi, segno che la percezione di Napoli nel mondo è completamente cambiata. Questo non è solo un'immagine bella, significa lavoro, significa economia, significa commercio, significa ossigeno per i commercianti e le famiglie, insomma segnali veramente incoraggianti e poi un bel vedere. Devo dire la verità, con tutti i problemi, i disagi, il traffico, i consumi che aumentano e quindi anche il rifiuto per strada che sicuramente è maggiore, ma c'è veramente un'atmosfera natalizia, al di là del clima che fa caldo, un'atmosfera natalizia buona. Il primo cittadino ha anche commentato la rosa di nomi uscita sui giornali relativa al commissario straordinario che su incarico del governo dovrà seguire tutto il processo di bonifica e rilancio di Bagnoli, così come previsto dal piano Salva Italia. Conosco il commissario Basettoni, il commissario quelli là dei telefilm, altri commissari non mi piacciono. Napoli non ha bisogno di commissari, rimanessero a Roma.